Allora, buonasera, buonasera, sistema un attimino e poi naturalmente chi la vedrà in seguito capisce che questi secondi sono sempre per dare maniera appunto a chi ha piacere di collegarsi dall'inizio. E come sempre intanto ricordo che ho fatto già diversi video sull'argomento della mobilità sostenibile, quindi auto elettriche, trasporto pubblico locale, sharing, eccetera. Naturalmente l'auto elettrica la fa un po' la parte del leone, però come abbiamo sempre ribadito, allora, scusate, ma ho tolto il wireless e sono passato con la rete del cellulare che è più stabile. Quindi se mi date un ok che sono ancora in diretta, ma appunto sono passato dal wireless, dal wifi alla rete cellulare, quindi so che è assolutamente affidabile. E intanto saluto Michele Bassan, saluto Massimo Malavasi e vado avanti. Come dicevo, ho già fatto diversi video sull'argomento mobilità sostenibile auto elettriche, sono tutti raccolti nella mia sezione mobilità e la trovate quindi nel mio sito ufficiale portavocig8.it, c'è una sezione chiamata mobilità e lì ci sono già circa una decina di video appunto su questo tema, quindi per chi ha piacere appunto trova gli argomenti sviluppati finora. Sono partito da una descrizione della situazione legislativa in Italia e poi quelle che sono le questioni appunto principali di questo enorme aspetto del futuro che ci riguarda. Ora, nella promo che avevo fatto qualche ora fa, vi avevo fatto vedere un'auto elettrica che è in pre-produzione, cioè si può già prenotare adesso versando un anticipo e verrà prodotta e ho specificato purtroppo non viene prodotta in Italia ed è un'auto particolare perché è un'auto 100% elettrica, ma è ricoperta di pannelli fotovoltaici. Adesso la faccio vedere la fotografia. Eccola qui. Ecco, dovreste vedere che sul tetto e sulle fiancate si vedono, soprattutto si vedono quelle delle fiancate, ci sono i pannelli fotovoltaici. Questo è il sito ufficiale del produttore che purtroppo è tedesco, non è italiano. Come ho detto, è un produttore tedesco, non è un produttore italiano. È un'auto che costa 16.000 euro più, avevo omesso di dire per velocità, 4.000 euro di batteria. Batteria che appunto con 4.000 euro se volete ve la acquistate, altrimenti la prendete a noleggio. Ora, detto questo velocemente, ribadisco, non è un'auto di produzione italiana, è un'auto che verrà costruita in Germania. Quindi ancora una volta siamo in ritardo rispetto a quello che è il futuro certo, perché è certo che il futuro sarà di veicoli con combustibili alternativi e una grossa fetta saranno le auto elettriche. Ed è anche una iniziativa di una startup che ha raccolto i fondi necessari col meccanismo del crowdfunding, meccanismo che penso conosciate moltissimi di voi, se qualcuno non lo conosce, ovviamente su internet trova la spiegazione. Anch'io ho fatto un video specifico appunto sul crowdfunding. In buona sostanza è una raccolta fondi fatta presso il cittadino finale o comunque qualsiasi altro tipo di investitore. Io ti do una fetta della mia azienda, una piccolissima fetta della mia azienda e tu mi dai un tot di soldi. Questo è proprio l'equity crowdfunding. Quindi non è una società, diciamo così, consolidata, non è la Volkswagen, non è la Mercedes, non è l'Audi, ma è una società completamente nuova che appunto si sta facendo pagare in anticipo una piccola fetta dell'automobile, perché mi pare che bastino 1.000 euro per prenotare l'automobile e la sta appunto costruendo. E io prendo spunto da questo per dire che è una delle dimostrazioni che la filiera italiana, per quanto molto molto competente, per ragioni secondo me più politiche che altro, non sta spingendo a sufficienza
nella filiera dell'auto elettrica. Ora vi darò giusto un paio di cifre, un paio di osservazioni, o meglio vi parlerò del fatto che chiunque voglia approfondire e avere una conoscenza di base sulla mobilità sostenibile, come ho fatto io, può prendere i dati da questo studio, e ve lo inquadro, da questo studio che è stato scritto da RSE. Ecco, come vedete, elementi per una roadmap sostenibile, RSE, inquadramento generale e focus sul trasporto stradale, maggio 2017, quindi a meno di un anno, quindi insomma, è decisamente ancora recente e attuale. E due parole su RSE, perché due parole su RSE? Perché RSE è una società 100% pubblica, quindi non è la voce della Fiat, di Confindustria o di un qualche soggetto privato, è un ente pubblico, quindi non ha fini di lucro, non ha obiettivi di vendere assolutamente nulla, ed è un ente, fra l'altro, appunto, che non produce nulla, diciamo, di fisico se non consulenze e ricerca. E ricerca, perché RSE significa ricerca sistema energetico. RSE, ricerca sistema energetico. Quindi è una grossissima entità, è grande quanto un paesino di campagna, diciamo, sono diversi ettari, nei quali ci sono moltissimi laboratori di ricerca su tutto ciò che è energia, dai cavi ai piloni, agli isolatori, alle energie rinnovabili, alle energie marine, all'idrogeno, tutto ciò che fa parte di energia, hardware e software. Ed essendo una società appunto 100% di proprietà di GSE, e GSE molti di voi lo conoscono perché è quello che vi dà gli incentivi del fotovoltaico e delle altre energie rinnovabili, è una società appunto interamente pubblica. Quindi questo studio non rappresenta in definitiva una voce di una parte che ha dei conflitti di interesse, ma è una voce di un ente pubblico, a mio avviso anche autorevole, che ha fatto uno studio appunto molto approfondito su quella che è la sua materia, perché ovviamente parlando di mobilità sostenibile si parla essenzialmente di energia e quindi di efficienza, di rendimento, di spesa energetica, anche di inquinamento naturalmente, e gli altri dati utilizzati proprio in questo studio sono altresì dati di un ente ugualmente pubblico, e anche questo ve lo inquadro un attimo. Così chi mi accusa di non avere competenze sappia che queste sono cose che non mi invento io, ma sono cose che vengono da soggetti pubblici o università o centri di ricerca, quindi non sono certo elucubrazioni che io faccio di notte, né tantomeno dati che prendo dal bar. Dicevo, questa è l'altra grossa fonte per quanto riguarda statistiche, dati, numeri, eccetera, eccetera. Ed è appunto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tra l'altro, ne approfitto per dire che le volte passate, quindi le troverete sui miei video passati, ho fatto anche una specie di riassunto di quello che è stato il rapporto di Legambiente, uscito proprio 2 settimane fa, sempre sulla mobilità sostenibile, 200 pagine, e poco prima avevo fatto anche lì una specie di riassunto di un rapporto invece del World Economic Forum, uscito a gennaio di quest'anno. Quindi questo per dire che, ribadisco, non sono cose che mi invento io alla notte, né che vado a prendere su siti internet particolarmente così estremisti, e né che prendo dal bar, ma sono tutti dati di studi di enti altamente qualificati e sovranazionali. Detto questo, giusto alcune considerazioni. Intanto chi appunto ha interesse ad approfondire, a essere informato, si lega a questo studio. Si lega a questo studio perché contiene tutte le macro, i macro argomenti, ma molto ben sviluppati. Quindi si va dagli inquinamenti, alle filiere industriali, ai rendimenti, all'urbanistica. Ora, due cose io volevo dirle. Questo studio ha stimato in 1200, scusate, 1.200.000, 1.200.000 di impiegati in Italia nella filiera dell'automotive,
tra impiegati diretti e impiegati diretti. Gli altri studi che vi avevo riassunto in precedenza parlavano di 800.000 impiegati. Questo 1.200.000, quindi facciamo una media, diciamo che stiamo parlando di 1 milione di persone che direttamente o indirettamente sono inserite nella filiera dell'automotive italiana, ed è per questo che io ne parlo moltissimo, perché essendo io membro della Commissione Industria, Commercio e Turismo, ovviamente se si parla di 1 milione di impiegati in industria, capirete che è un tema che seguo tutti i giorni. Ed è per questo che vi ho fatto vedere questa automobile che è in pre-produzione, che purtroppo appunto non è di produzione italiana ma tedesca. E altresì parlo spessissimo, il Movimento 5 Stelle parla spessissimo di mobilità, sia per gli aspetti ambientali di inquinamento, sia proprio anche per gli aspetti economici, perché una delle indicazioni che ci fornisce l'Istat è che l'italiano mediamente, la media nazionale, è che il 15% di tutta la spesa annuale di un italiano, il 15% se ne va in trasporti e relativi carburanti. Quindi l'Istat ci dice, con i dati 2014, quindi insomma comunque abbastanza recenti, che gli italiani hanno speso nel 2014 143 miliardi di euro per l'acquisto dei mezzi di trasporto e l'esercizio, quindi manutenzione e soprattutto carburanti. Ancora più specificatamente, 111 miliardi per le spese di manutenzione, le spese di esercizio, 23 miliardi per l'acquisto e 8 miliardi di manutenzione straordinaria. Totale 140 miliardi spesi in un anno dagli italiani nei trasporti. Voi vi rendete conto che è una cifra enorme, una cifra enorme, e quindi intervenire su questo comparto significa veramente spostare decine di miliardi di euro da un utilizzo in questo momento decisamente poco efficiente e molto inquinante a una modalità più efficiente e molto meno inquinante. L'ho detto nei video passati, ripetiamolo, per chi ascoltasse per la prima volta: l'automobile a combustione interna, per quanto abbia fatto progressi negli ultimi 150 anni, è un'auto che ha dei limiti intrinseci elevatissimi, quindi ha un'efficienza del 25-30% quando va bene, quindi vuol dire che il 70% dell'energia contenuta nel combustibile, tipicamente benzina e gasolio, anziché servire per far girare le ruote, il 70% di questa energia se ne va sotto forma di calore dal tubo di scappamento. E tra l'altro è un dramma, perché noi stiamo cercando di raffreddare il pianeta, non di riscaldarlo. Stiamo cercando di contenere l'aumento della temperatura che è in atto. Quindi il fatto di avere in ogni momento centinaia di milioni di autoveicoli, perché al mondo ci sono 1,2 miliardi. 1,2 miliardi di veicoli con motore a scoppio. Quindi avere in ogni momento centinaia di milioni di veicoli che sparano fuori dal tubo di scappamento calore, 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 che ribadisco non è quello che vogliamo, perché noi vogliamo che le ruote girino. Quando siamo su dei mezzi di trasporto, quello che noi vogliamo è che le ruote girino e quindi il veicolo si muova. Mentre con le automobili a motore a scoppio, la stragrandissima maggioranza ancora, il 70% dell'energia se ne va sotto forma di calore. Detto questo, scusate la banalità, ma è sempre meglio ribadirla e soprattutto informare chi non è informato, perché di disinformazioni in Italia vivono in troppi. L'auto elettrica invece ha un rendimento di circa l'80%, quindi siamo circa il triplo di efficienza rispetto a un'auto a motore a scoppio. Quindi la spesa, dicevo, di circa 150 miliardi all'anno è una spesa importantissima che deve venire assolutamente modificata. Poi un'altra cosa che lo studio prende in considerazione, ed è un'altra cosa sulla quale finora pochi mass media hanno puntato il dito, vediamo se il computer mi dà un attimo di supporto, perché naturalmente io mi sono preso moltissimi appunti e quindi sto andando in base agli appunti, eccolo qua. Allora, un altro
Un'altra cosa molto importante è quella banalmente dello spazio occupato dalle autovetture, perché le autovetture occupano spazio quando sono parcheggiate e naturalmente quando sono in movimento. Lo studio ha fatto dei conti precisi che danno dei risultati decisamente importanti. Ogni auto privata occupa uno spazio che è circa 3 volte quello occupato dall'alloggio della famiglia che ne è proprietaria. Questo è un dato che ripeto perché è veramente sconcertante. Ogni singola automobile privata occupa uno spazio che complessivamente è circa 3 volte quello occupato dall'abitazione, dall'alloggio in cui vive la famiglia che è proprietaria di quell'automobile. Questo perché l'automobile occupa spazio a livello di parcheggio, a livello di strada, a livello di garage, box in cui viene parcheggiata e quindi calcolando tutti questi spazi si ha questo dato incredibile. L'automobile conta 3 volte l'abitazione di chi è proprietario dell'automobile stessa. In più, quando si è in strada, quindi in movimento, abbiamo un rapporto ancora peggiore, perché se prendiamo anche in questo caso un'automobile che mediamente è occupata da 1,4 occupanti, scusate la ripetizione, e la confrontiamo invece con un mezzo altamente efficiente anche appunto dal punto di vista dello spazio, che è la ferrovia urbana, il tram in buona sostanza, o un autobus, ecco che l'occupazione è addirittura 54 volte superiore. E questo naturalmente è molto più, diciamo, capibile di primo impatto, perché quando io vedo passare un autobus con 50 persone a bordo mi rendo immediatamente conto dello spazio che occupa quell'autobus, però del fatto che ci sono 50 persone a bordo quell'autobus, mentre quando passa una, due automobili, io vedo passare due automobili che occupano più o meno lo spazio di un autobus, però mediamente contengono 2-3 persone in totale. Quindi qui si capisce immediatamente questo rapporto che è stato calcolato in 54 volte. Quindi un'automobile privata occupa 54 volte più spazio quando è in strada rispetto a un mezzo di trasporto pubblico. E questo la dice lunga sul fatto che tutti noi 5 Stelle continuiamo a ripetere che il trasporto pubblico locale è la risposta migliore in assoluto al problema della mobilità, sia intesa come inquinamento, sia come occupazione proprio di spazio. Parlando di inquinamento, nei video precedenti vi avevo fatto vedere altri dati, ricordo soprattutto il grafico del World Economic Forum che stabiliva che in questo momento loro hanno preso i dati statunitensi, quindi il mix energetico statunitense, quindi con che cosa viene prodotta l'elettricità, negli Stati Uniti. E hanno preso le automobili in commercio in questo momento e hanno stabilito che in questo momento un'automobile elettrica inquina il 65% in meno rispetto a un'automobile col motore a scoppio. Bene, adesso io vi faccio vedere questo grafico molto banalmente perché ha un impatto visivo e una, diciamo, una comprensibilità direi immediata. Perché voi vedete queste barre decrescenti. Questo è l'inquinamento, quello che si dice è la sommatoria degli inquinamenti prodotti dal momento in cui si estrae il combustibile fino a dove lo si porta, fino al serbatoio, quindi quello che si dice well to tank, quindi dal pozzo al serbatoio, ed è la parte azzurra. E poi la parte arancione è l'inquinamento prodotto dal serbatoio alla ruota, quella che si dice tank to wheel, ed è la parte appunto arancione. Ecco, perché vedete decrescenti? Perché hanno messo in ordine decrescente le varie tipologie di inquinamento, scusate, di automobile. Quindi questo è l'inquinamento complessivo dell'automobile a benzina, questo del GPL. Questo del metano, e qui hanno fatto anche il caso di studio di avere un'automobile 100% biometano. In questo caso sarebbe decisamente poco inquinante, però attualmente l'automobile con il metano attuale, questo è il suo inquinamento. Qui abbiamo il diesel, qui abbiamo una ibrida che va a benzina, quindi
Qui abbiamo una ibrida che va a diesel, qui abbiamo una plug-in estesa a benzina, una plug-in estesa a diesel e poi abbiamo l'elettrico, l'elettrico attuale, l'elettrico 50% fotovoltaico, l'elettrico 100% fotovoltaico. Quindi vedete che anche in questo momento, in questa situazione attuale, l'elettrico è questo come inquinamento. Andiamo al più vicino che è il diesel. È questo, più vicino nel senso di auto con grandissima diffusione. Ecco, questa è il diesel, questa è l'elettrico. Come vedete, come aveva calcolato l'altro studio, 65% di meno di inquinamento, come vedete anche qui, spannometricamente, siamo assolutamente su questi livelli. E questo, ribadisco per chi si è collegato in questo momento, è lo studio di RSE, Roadmap della mobilità sostenibile, lo inquadro ancora un altro attimino per chi si fosse collegato da poco. Ecco, vedete, questo è lo studio dell'IRSE, che è un ente 100% pubblico, che fa esclusivamente ricerca sul sistema energetico. RSE, ricerca sistema energetico. Quindi non stiamo parlando di stakeholder, non stiamo parlando di case private, di aziende private, ma stiamo parlando di un ente che il suo unico compito è quello di aiutare i decisori con studi, ricerche, eccetera, eccetera. Ah, un'altra cosa volevo farvi vedere, scusate, un ultimo dato riguardante l'inquinamento. Vi faccio vedere gli ossidi di azoto, i famigerati NOx. NOx, vediamo anche in questo caso se il computer mi fa la grazia. Bisogna che mi decido a comprarne uno un po' più potente, perché veramente questo è, come si dice, un discreto cesso. Allora, eccola qua, questa è l'immagine, anche questa molto esplicativa, dell'inquinamento delle automobili per tecnologie per quanto riguarda l'inquinamento da NOx, gli ossidi di azoto. Ovviamente su internet trovate moltissimo materiale sull'inquinamento degli ossidi di azoto. A breve farò alcuni post anch'io di chiarimento, perché si trova un po' di tutto. Sta di fatto che vedete a colpo d'occhio una barra giallo-arancione molto alta. Ecco, quello è il diesel. La barra giallo-arancione è il diesel, mentre la barra rossa che si vede appena è la benzina, la barra verde che si vede anche quella appena è il GPL, la barra azzurra che si vede meno ancora è il gas naturale. E l'elettrico non si vede per niente, perché l'elettrico ha in questo caso NOx 0 come emissione. Quindi questo è un grafico che consiglio a tutti di tenersi ben stampigliato in testa e diffonderlo, soprattutto per chi vuole andare dal concessionario e pensare di acquistare una nuova automobile. Ribadisco, questi sono gli NOx emessi dal diesel. Questi benzina, questo GPL, questo gas naturale e l'elettrico è zero. L'elettrico è zero, si vede anche dalla tabella, vi faccio vedere i dati, diciamo, analitici. Quindi il diesel inquina 20 volte di più della benzina, a livello, ripeto, di NOx, a livello di NOx, inquina 20-30 volte di più del gas naturale, rispetto al GPL 15 volte di più. Quindi, con buona pace di tutti quelli che hanno un diesel, mi dispiace, questa è la cruda e amara realtà e non sono dati da bar o da siti, diciamo, di estremisti né di destra né di sinistra. Bene, vediamo qui se riesco a ritrasformare il monitor in qualcosa di decente. Ok. E ancora un paio di considerazioni per portare avanti questa puntata. Uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle afferisce anche la mobilità indirettamente, perché è quello del cosiddetto smart working, un'altra cosa che si deve mettere sempre di più nell'agenda della politica. Quindi il fatto di lavorare non necessariamente dall'ufficio o diciamo così, dalla fabbrica, ma lavorare tipicamente da casa o comunque da un luogo esterno all'ufficio, alla fabbrica, dove è possibile. Chiaramente è molto più possibile quando il lavoro, diciamo così, è intellettuale,
Voi capite bene che spostarsi per andare in un ufficio in cui io mi siedo davanti a un computer e la stragrande maggioranza del tempo traffico sul computer, o lavoro naturalmente, lavoro sul computer, ecco, chiaramente questo è un lavoro che potrebbe essere fatto anche dall'esterno. Banalmente, addirittura adesso con lo smartphone da parecchi anni si può fare praticamente tutto. Pensate per esempio all'home banking, pensate alla pubblica amministrazione che lentamente, troppo lentamente, ma si sta digitalizzando. Pensate a tantissime altre applicazioni che, anziché dover richiedere la presenza fisica nel luogo, il documento, il lavoro può essere fatto in maniera informatizzata anche a distanza. Ecco, questo è quello che si definisce smart working, sempre queste parole inglesi, per dire, insomma, che molto lavoro si può fare a distanza. Ecco, in italiano il telelavoro. In italiano il telelavoro. Ecco, questo afferisce moltissimo sulla mobilità, perché se io riuscissi a spostare il 10% dei pendolari dal loro luogo di lavoro fisico e mantenerli a casa come già fanno in determinate realtà, ecco che farei calare immediatamente del 10% il traffico. Un'altra considerazione breve che anche in questo caso la politica dovrebbe riprendere, ma io ribadisco, faccio questi video per mettere, per cercare per quello che posso con 13 persone che mi guardano. Poi sono un po' di più naturalmente qua, poi nei giorni chi guarda è registrato, perché la politica, ripeto, ascolta quello che arriva dalla base quando la base preme molto. La politica non ascolta la base quando la base non preme a sufficienza, ma quando la base preme a sufficienza la politica ascolta. Riprendo sempre il tragico esempio di Stamina, tragico esempio, quindi non voglio fare come si dice sciacallaggio politico, ma è un esempio che tutti noi ci ricordiamo. 5 anni fa, il caso Stamina, nessuno conosceva questa cosa, questa pseudocura. È bastato una sollevazione mediatica con dei servizi televisivi, giornalistici. In 2 settimane il Parlamento è stato inondato da mail, da richieste, la gente che parlava di Stamina, curiamo queste persone. Ribadisco, problema tragico. Ma per far capire che quando la pressione dal basso è elevata, allora la politica si muove. Per far sì che la pressione salga, bisogna che il cittadino sappia. Se il cittadino non sa che, per esempio, appunto, gli NOx, il diesel, ne emette 20 volte di più di benzina, 15 volte di più di un GPL, eccetera, eccetera, se non lo sa, continua ad acquistare il diesel. E poi in Italia abbiamo quello che abbiamo. Quindi dicevo, i miei video sono informativi per cercare, cioè, sperando che vengano condivisi, che salga un po' la cultura come cerca di fare il Movimento 5 Stelle e tutti i miei colleghi, in maniera che la pressione sulla politica sia decisamente più forte. Sono verso la fine. Altro problema che viene, altra in questo caso soluzione che viene prospettata è quella delle idrovie. Soprattutto al nord, collegamento dal nord Italia verso l'Adriatico, il sistema idroviario italiano rappresenterebbe un'interessante opportunità di collegamento tra le tantissime attività industriali della pianura padana e il mare. Ho usato il condizionale perché non viene sfruttato, perché non viene sfruttato e non ci sono motivi oggettivi perché questa situazione perduri. Il sistema idroviario italiano, soprattutto quello dell'Italia del Nord e del Nord Adriatico, rappresenta effettivamente un'interessante possibilità per collegare le attività industriali della Pianura Padana, che comunque è chiaramente un distretto molto produttivo, molto importante, con il mare. E quindi anche questo toglierebbe dalla strada molti camion. Detto banalmente, toglierebbe dalla strada molti, molti camion. E quindi migliorerebbe la mobilità. Mobilità che ha in questo momento, in questa fase anzi, un altro rischio che si sta concretizzando giorno dopo giorno sempre di più, che è quello relativo all'e-commerce, che ha sì tutta una serie di vantaggi, infatti ho fatto anch'io alcuni video parlando di e-commerce, però ha anche, diciamo, il rovescio della medaglia, che sta determinando una proliferazione, un aumento delle micro consegne. Io già vi ho parlato degli imballaggi, perché un articolo consegnato tramite e-commerce
è super imballato, ha un volume di imballaggio mostruoso, soprattutto quando poi parliamo di elettronica, che chiaramente viene imballata molto di più rispetto a quella che è la scatolina che gli viene data in negozio. Quindi sta aumentando un aumento della quantità di imballaggi, ma in questo caso che parliamo di mobilità, di trasporti, sta aumentando, sta proprio già determinando un aumento delle micro consegne, una parcellizzazione delle spedizioni che potrebbero comportare diseconomie proprio nel ciclo distributivo. Quindi potrebbero non essere, se non sono organizzate molto bene, potrebbero portare aumento del traffico, aumento dei costi per i corrieri e quindi naturalmente anche della parte di inquinamento di cui ho appena parlato. Quindi anche sull'e-commerce la politica deve stare molto attenta e anche le persone devono sapere che c'è sì il grande vantaggio di avere la merce a casa, consegnata in poco tempo, senza rotture di scatole, molto spesso a un prezzo interessante, però dobbiamo stare attenti, pretendere un sistema efficiente di distribuzione, altrimenti quello che guadagniamo, risparmiamo da una parte, lo perdiamo dall'altra. Simona, l'audio ti garantisco che è buono, magari sentilo registrato e capirai che probabilmente è un problema della tua linea di connessione, ma ormai sono 5 anni che faccio questi video e poi me li riascolto e l'audio è buono. La parte, diciamo così, la ciccia industriale della parte automotive. Riporto quelle che sono le dichiarazioni di questo studio di RSE, che è un ente pubblico, quindi non sono conclusioni che sto tirando io, Gianni Girotto. Io non tiro mai nessuna conclusione, do informazioni che vengono scritte da stakeholder molto importanti, e questo lo dico per chi ogni tanto scrive dicendo che io non distingo una rapa da un joule. Il joule è l'unità di misura del lavoro, è un newton metro. Il lavoro è forza per spostamento, la forza è massa per accelerazione e la potenza è lavoro fratto tempo. Questo per quei, fortunatamente sono pochissime persone che dicono che io appunto non distinguo una rapa da una banana. Vabbè, scusate questa cosa personale. Dicevo, queste sono le conclusioni dello studio di RSE. È in atto una transizione della forza lavoro verso la filiera dei veicoli a trazione alternativa. E chi non si adegua a questa transizione rischia di perdere numerosi posti di lavoro. Rischia di perdere numerosi posti di lavoro. Ripeto, non sono conclusioni di Gianni Girotto del Movimento 5 Stelle, sono conclusioni di enti pubblici il cui unico compito è fare ricerca sulle materie energetiche. La trasformazione e la transizione verso le tecnologie a energia alternativa pulita sono di fatto già impostate. E infatti le direttive europee, il libro bianco sui trasporti, eccetera, eccetera, sono di fatto già impostate. Il telegiornale, i giornali ne parlano pochissimo, ma per quello dicevo non è più una questione di se, ma solo una questione di quando e della tempistica. Perché questa transizione è già impostata, non si torna indietro e si svilupperà molto rapidamente, con rischi di una repentina e forte perdita di competitività per le nazioni che non si adegueranno con la propria produzione industriale. Questa è la dichiarazione nero su bianco di questo importante studio del nostro ente nazionale che si occupa di ricerca di sistema energetico. Quindi voi tutti, noi tutti dobbiamo esserne coscienti. È in atto questa transizione che farà diminuire una certa sezione industriale, certe filiere industriali, ovviamente legate al fossile e ai motori a scoppio in senso tradizionale, e ne farà crescere altre, perché per esempio, ve ne do uno di esempio, salirà moltissimo la produzione di elettronica di potenza e di componenti per le infrastrutture di ricarica, sia ricarica, diciamo, quella cosiddetta lenta, che ci mette molto tempo, sia invece quella ad alta potenza per fare ricariche molto più veloci. Quindi l'elettronica di potenza crescerà moltissimo e questa è un'opportunità che o siamo capaci di cogliere oppure ancora una volta
l'accoglieranno gli altri. In questo momento, per esempio, le centraline di ricarica, una delle maggiori produttrici è un'azienda svizzera. Ora, cosa abbia la Svizzera più di noi? Non lo so. Sicuramente si è preparata e ha colto, sta cogliendo questa opportunità. Non voglio essere, diciamo, pessimista, moltissime aziende si stanno attrezzando, io stesso sto parlando continuamente con molti di loro, oggi ho parlato con una delle pochissime società italiane che costruisce autobus 100% elettrici, ha già in produzione di serie, quindi già li vende normalmente autobus 100% elettrici e sta preparando quelli a idrogeno, quelli con le celle a combustibile. Quindi abbiamo anche questa realtà, abbiamo realtà che fanno sistemi di accumulo a idrogeno, abbiamo realtà che fanno inverter, abbiamo realtà che fanno le celle e i moduli fotovoltaici, vi ho fatto vedere la stessa Enel che partirà a Catania con una linea di produzione. Abbiamo qui in Veneto una società all'avanguardia per quanto riguarda le giunzioni tra cella e cella. Insomma, abbiamo moltissime cose da dire, come sempre tecnologicamente siamo molto molto avanti, però la politica, e qui vi rimando ai miei video precedenti, dal primo in poi, non sta assolutamente assecondando, guidando, preparando questa transizione energetica che noi invece abbiamo assolutamente dichiarato di voler gestire. Vi ricorderete che nel programma elettorale abbiamo detto 1 milione di auto elettriche subito e quindi questi miei video che vi faccio sono da un lato la dimostrazione che stiamo effettivamente seguendo l'argomento e dall'altro, ripeto, sono video culturali per cercare di far crescere la coscienza appunto a livello culturale dei cittadini. Mi rendo conto che avrei probabilmente 10 volte più spettatori se parlassi di governo e formazione del governo. Quindi se adesso mi mettessi a dire che forse è improbabile un'alleanza col PD, se cominciassi a parlare male del PD, se cominciassi a dire, diciamo, i soliti luoghi comuni, mi rendo conto che probabilmente avrei 10 volte più visione, più spettatori. Una cosa solo la dico che esula da questo video e che riguarda appunto l'alleanza di governo, visto che comunque in questi giorni si parla soprattutto di alleanza di governo, è che è sbagliato il termine alleanza. Noi continuiamo a ripetere che noi vogliamo proporre un contratto, che è una cosa totalmente diversa. Sono i giornali, chi vuole fare disinformazione, chi vuole permanere uno stato di confusione e lo status quo esistente che continua a parlare di alleanza tra il Movimento 5 Stelle e gli altri partiti. Noi continuiamo a dire, proponiamo un contratto. Ora la cosa è totalmente diversa, non ditemi che è la stessa cosa, perché quando voi andate in banca e chiudete un contratto di mutuo, voi non state facendo un'alleanza con la banca, voi state chiudendo un contratto di mutuo, un contratto di finanziamento. Questo non vuol dire che vi alleate con una banca. E se qualcuno vi dicesse vi state alleando con la banca, probabilmente mi mollereste persino uno schiaffone perché è completamente falso. Fate un contratto con la banca, avete degli interessi in comune, voi avete l'interesse a ricevere il finanziamento, la banca ha l'interesse a erogare il finanziamento perché naturalmente poi guadagnerà sugli interessi legati al finanziamento, quindi l'interesse è, come si dice, comune, convergente, e quindi voi chiudete un contratto con la banca, non un'alleanza con la banca. Magari vi sta pure antipatica, ma nonostante questo, siccome gli interessi in questo caso sono convergenti, chiudete un contratto con la banca. Ecco, questa è la stessa cosa che noi da inizio campagna elettorale abbiamo detto. Noi abbiamo questi interessi, reddito di cittadinanza, economia circolare, sburocratizzazione, meritocrazia, eccetera, 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 eccetera. Abbiamo questi interessi. Chi ci sta? Cerchiamo di chiudere un contratto, che non vuol dire un'alleanza. Ribadisco, quando voi andate a fare un mutuo in banca, non è un'alleanza con la banca, è un mutuo, è un contratto, una cosa totalmente diversa. Si specificano queste cose
interessano entrambe le parti, queste cose interessano entrambe le parti, mettiamo da parte qualsiasi altra divergenza, concentriamoci su queste singole cose e andiamo avanti su queste singole cose. Ecco, questa è la enorme, totale, completamente diversa realtà tra alleanza e contratto, e noi vogliamo fare un contratto di governo. Bene, detto questo, che era extra, vi ringrazio per chi mi ha ascoltato. Se vi sembrano cose interessanti, ovviamente condividete con i vostri amici. Metterò i link adesso dei vari studi che ho menzionato, più la mia sezione mobilità, in cui c'è una decina di video in cui approfondisco vari aspetti, anche se il mondo della mobilità ovviamente è enorme, però insomma, qualcosa penso di aver detto di significativo, quindi chi ha piacere può vedere in questa sezione tutti gli altri video e gli altri materiali collegati. Quindi grazie a tutti, buona serata e visto che ci siamo anche... Stiamo arrivando quasi al 1º maggio. Se non dovessi fare altri video, vi auguro comunque un buon 1º maggio a tutti. Buona serata.